Manca pochissimo alla partita dell'Italia, Italia-Spagna, semifinale dell'Europeo, ma però c'è anche ovviamente l'altra semifinale e i pronostici degli avariati arrivano ovviamente ovunque. Inghilterra-Danimarca, partita secondo noi meno scontata di quanto i bookmaker ci possono far pensare. Cominciamo, tu come la vedi? Allora, innanzitutto questo video l'abbiamo fatto proprio a pochi minuti dalla partita dell'Italia perché non riuscivamo a non pensare anche all'altra partita. Ci sta. Quindi cerchiamo di controllare tutto come sempre, quindi Inghilterra-Danimarca. Allora, io ho visto l'Inghilterra, a me non mi è mai piaciuto sinceramente, anche quel 4-0 con l'Ucraina. È un 4-0 molto bugiardo, nel senso... Cioè, bugiardo... Sì, è troppo esagerato come punteggio. No, il punteggio ci può anche stare. Io parlo degli elogi che ci sono stati, perché comunque affrontava un'Ucraina che secondo me è stata una delle peggiori squadre viste in questo Europeo. Si sono qualificati in maniera rocambolesca, con soli 3 punti. Con la Svezia in 10, poi. Esatto. E nel girone dovevano essere eliminati, allucinante. Insomma, comunque è una squadra veramente... brutta da vedere l'Ucraina, e quindi comunque l'Inghilterra ha avuto vita facile, chiuso il primo tempo 1-0, ha segnato subito una ripresa e l'Ucraina lì è proprio totalmente sparita. Io, altra cosa statistica, l'Inghilterra non ha mai preso gol fino adesso, ha affrontato Repubblica Ceca, Scozia, una Croazia così, la partita vera, una partita importante è stata quella con la Germania, che sicuramente... Sì. È sicuramente la partita più importante. No, che anche hanno... lì Müller solo davanti al portiere. Esatto, potevano. E poi fino al 75esimo è una partita da 0-0, cioè veramente una partita bloccatissima. E come dici, te ha avuto poi l'occasione. Io la Danimarca l'ho vista, comunque l'ho vista anche con la Repubblica Ceca, molto bella. La Danimarca ha schiantato il Galles, esatto, ha dominato il Belgio, poi ha perso, ma veramente dominato il Belgio, ha asfaltato la Russia. Insomma, una squadra poi, noi l'abbiamo vista più volte, tosta, solida, qualitativa, è una bella sorpresa. È una squadra che dopo lo shock con Eriksen ha, diciamo, probabilmente si è liberata, si è caricata. Quindi è una partita che nasconde veramente delle insidie. Sì. Quindi per questo, allora, noi andiamo come pronostico, due pronostici principali, diciamo, l'X2 nei 90 minuti della Danimarca quota 2. Esatto. Alla pari, che ci piace moltissimo perché la Danimarca può andare benissimo ai supplementari oppure addirittura vincere nei 90 minuti. E ricordiamo una cosa che è importante: National League, esatto, nel 2020 si sono affrontati due volte Inghilterra e Danimarca, non ha mai perso la Danimarca. Una vittoria per 1-0, 1-0 a Wembley su rigore Eriksen, sì, e 0-0 in casa in Danimarca. Quindi anche il recente passato ci aiuta, ci dimostra che la Danimarca ci sa giocare e come contro l'Inghilterra, e ci può benissimo giocare. Quindi X2 a 2 è una quota molto interessante. E Danimarca che segna 1,72, anche questo soprattutto per un dato statistico, perché comunque l'Inghilterra non può, anche perché non ha tutta questa difesa straordinaria, esatto, e credo che si potrà vedere, insomma. È una difesa tutt'altro che imperforabile e io non riesco a capire come non siano riusciti. Molto fisica, molto statica. Insomma, comunque con la qualità, la tecnica degli uomini lì davanti della Danimarca, secondo me possono veramente creargli dei problemi. Assolutamente. Quindi questi due diciamo come pronostici principali. Mentre per azzardare un po' i soliti risultati esatti, che noi comunque diamo sempre, ce ne piacciono due di questa partita. Vai, 1-1, tu che te li ricordi? L'1-1, quota 7,50, un pareggio e magari tutto si deciderà tra supplementari e rigori. E l'1-2 della Danimarca, quindi vittoria della Danimarca. Quota 19, questa proprio per fare il colpaccio, per fare una grandissima sorpresa, portare la Danimarca in finale, insomma. Speriamo con noi. E quindi questi sono i risultati che più ci piacciono, insomma, sperando che siano. Però insomma, abbiamo studiato, le cose poi possono uscire, però insomma. Certo, però come range di risultati più o meno stiamo lì, partita molto equilibrata sull'1-1. Esatto. E poi magari la può vincere o una o l'altra, però pensiamo che la Danimarca possa veramente essere una grandissima sorpresa di questo. Già lo è, però lo può diventare ancora di ulteriormente, più andando a bissare magari non proprio completamente, però del 92, la finale del 92, dove esatto, da ripescati all'ultimo minuto addirittura vinsero la competizione. Questa è la nostra idea, i nostri pronostici su Inghilterra Danimarca.
sempre alle 21, sempre a Wembley, come l'Italia, speriamo ovviamente una finale con l'Italia protagonista, ma questi sono i nostri pronostici per Inghilterra. Fateci sapere cosa ne pensate anche voi qui sotto nei commenti, come al solito ci confrontiamo come sempre, e buona fortuna, buone casse, c'è il maestro, quindi insomma il video in ripresa dopo la prognosi di 15 giorni. Il maestro è sinonimo di cassa, quindi sì, è quasi sempre, non sempre, però molte volte, però magari questo piccolo incidente può ancora un po' debilitato, esatto, però dai, sempre fiducia nel maestro. Ciao a tutti e buona fortuna, buoni europei, ciao ciao.